Roba da non credere. Oggi, come in più occasioni riportato nei nostri TG, doveva essere il giorno decisivo per le sorti del Ponte Vecchio di Bassano. E invece, da Venezia, niente. Udienza veloce davanti ai legali di Comune, Vardanega di Possagno che aveva vinto la gara, poi Estromessa per presunti vizi, e di Inco di Pergine e Valsugana, con cui era stato firmato l'incarico per l'inizio delle opere. Nessuna decisione dai giudici del Tar, che si sono dati tempo per sancire il futuro del sofferente monumento simbolo della nostra città. Dobbiamo aspettare la sentenza. Dobbiamo aspettare ancora per l'inizio di questi lavori? Beh, abbiamo sempre detto, d'altra parte, questo è il sistema, dopo il ponte è messo come è messo, quindi questi tempi, anche le giornate, pesano. I vostri legali hanno fatto presente la situazione drammatica in cui versa il ponte vecchio oggi. Abbiamo portato documenti dove si evidenzia l'andamento del Brenta con le piene, il fatto che il mese di ottobre-novembre, il periodo ottobre-novembre è un tunnel, è un periodo molto molto rischioso per il Brenta e quindi per il ponte. E che per noi la finestra estiva è fondamentale per poter intervenire sulla messa in sicurezza e l'inizio del restauro. Il vice sindaco pensa di sì. In realtà, tutti i bassanesi se lo augurano meglio, sperano che sia stata recepita questa necessità di accelerare i tempi della giustizia amministrativa. Che sentore avete voi? Beh, intanto preoccupazione per il ponte, come abbiamo sempre detto in questo periodo, purtroppo è così, qui c'è un sistema che dovrebbe essere in qualche maniera un po' riformato sui tempi, sulla certezza delle risposte, servono due gradi di giudizio, servono in questo modo, non basterebbe solo il Tar del Veneto, non lo so, insomma, però ovviamente non è il Comune di Bassano che può dare risposte da questo punto di vista. O si sa entro quando si esprimeranno definitivamente? No, eh, non lo so, insomma, sono, siamo in contatto con il legale, il quale ha detto che appena arriverà... Qualcosa ce lo comunicherà in tempo reale. Quindi. Il timore maggiore è che, visto il periodo, nonostante i solleciti, il responso dai giudici di Venezia arrivi dopo l'estate e, per il nostro Ponte Vecchio, sarebbe l'ennesima gravissima batosta.